La Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio hai comunicato la fiamma viva del fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca. Cristo Signore. Amen. Di Cristo che risorge glorioso, disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo,
Diamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, Cristo, luce del mondo. Esulti, il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, è un inno di gloria, saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata di nuova luce, lo splendore del Re ha vinto le tenebre, le tenebre.
Padre del mondo. Allegri la madre chiesa, tutta splendente della gloria del suo Signore. E in questa chiesa risuoni unanime l'acclamazione di un popolo in festa. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa, cosa è giusta? Veramente cosa buona e giusta, esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Padre Onnipotente e al Figlio Gesù Cristo Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la Pasqua in cui è immolato l'agnello, questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto, questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male, questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato, questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. Mirabile condiscendenza della sua grazia, o inestimabile tenerezza del suo amore, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti. Felice colpa che merito un così grande salvatore. Felice colpa. Veramente beata
che hai conosciuto l'ora in cui il Cristo è risorto. O notte veramente beata, che spogliò gli egiziani per arricchire Israele. O notte che sconfigge il male, lava le colpe. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge l'uomo al suo Dio. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e risorge vittorioso. Questa notte accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella liturgia solenne del cielo, segno della nuova luce. Ti preghiamo, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome risplenda di luce. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, risuscitato dai morti, a risplendere la tua luce serena. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo,
nella pienezza dei tempi, ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Possiamo spegnere le candele e sederci. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, per governare il giorno, e la notte per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori. Fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti, e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi, Signore. Mandi il tuo spirito e ricrei il volto della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore. Con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me?
ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, si dirigevano contro. Il Signore li travolse così, in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e onore a Lui». In onore del Signore, perché ha
trionfato, sia lode e onore a Lui. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore. Il mio Salvatore è il Dio di mio Padre, ed io lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Dio è prode in guerra, si chiama Signore, travolse nel mare gli eserciti. I carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, abissi profondi li coprono. La tua destra, Signore, si è innalzata, la tua potenza è terribile. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Si accumularono le acque al tuo soffio, s'alzaron le onde come un argine, si raggelaron gli abissi in fondo al mare, chi è come te, o Signore? Guidasti con forza il popolo redento, e lo conducesti verso Sion. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, sia lode e gloria a Lui. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare il solo popolo dall'oppressione del Faraone. Ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira,
per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi tra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero tra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio santo nome, perché di loro si diceva: «Costoro sono il popolo del Signore», e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato tra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato tra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato tra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva anela, mettiamo in piedi. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e in terra pace a noi. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Ci mettiamo seduti e ascoltiamo l'epistola. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. In piedi. Reverendissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum quod est. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Celebrerò il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Alleluia, alleluia. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù.
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parevano a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Dopo i solenni giorni del triduo pasquale, dopo la Pasqua di morte, di sepoltura, finalmente in questa notte la Pasqua di risurrezione. Il Signore è risorto, il Signore Gesù ha ripreso la dignità che aveva prima dell'incarnazione, quando è venuto in mezzo a noi e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Il Signore è risorto dai morti. La risurrezione non è la rianimazione di un cadavere, non è riprendere la vita di prima, ma è una vita totalmente rinnovata, una vita anzi resa nuova dal Padre. Certo, dobbiamo però interrogarci, per noi che siamo assetati di capire, di comprendere, cosa è la risurrezione, cosa significa che il Signore è risorto, quali sono le conseguenze per la nostra vita. La prima cosa che si può dire, riflettendo sulla risurrezione, è che l'uomo non è un essere per la morte, come direbbe un filosofo, Heidegger. L'uomo non è un essere per la morte. L'uomo non è neppure un pacco postale che l'ostetrica spedisce al becchino, secondo questa concezione cinica, secondo la quale la vita non ha alcun senso. Ma risurrezione significa prima di tutto che la vita ha senso, che l'uomo è un essere per la vita e l'uomo deve schierarsi sempre a favore della vita e l'uomo deve fare sempre in modo che ogni giorno sia nuovo, che ogni giorno non sia inutile. Come suggestivi quei versi di Cesare Pavese, il quale dice: non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà, non c'è cosa più amara
che l'inutilità. Il primo senso allora della risurrezione consiste nella promozione della vita, nel fare in modo che la vita non sia inutile. E questo spetta a noi, altrimenti la risurrezione sarebbe soltanto scenica, teatrale. La risurrezione sarebbe solo una ritualità che si ripete annualmente, ma per noi cosa significa? Risurrezione, prima di tutto, è dare un senso alla nostra vita. La nostra vita ha un senso, anche quando questo senso ci sfugge, anche quando questo senso sembra lontano, la vita ha un senso e spetta a noi scoprirlo, altrimenti la morte e la risurrezione del Signore sarà stato inutile. Poi ancora possiamo dire che la risurrezione significa camminare in una vita nuova, dare senso alla vita, a patto che la vita sia una vita nuova. E quando la vita è nuova? La vita è nuova quando è rinnovata dall'amore. Abbiamo ascoltato nella lettera di San Paolo ai Romani: noi camminiamo, possiamo camminare in una vita nuova, se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, con una morte simile alla sua. E come è morto Gesù? L'abbiamo contemplato ieri. Gesù è morto perdonando, Gesù è morto amando. E allora la sua morte e la sua risurrezione hanno senso, perché morte e risurrezione di Cristo sono state rinnovate dall'amore. La nostra vita ha senso, e ha senso anche una vita nuova, la vita che riceviamo dalla risurrezione del Signore. Quando? Quando anche noi amiamo e perdoniamo. L'amore e il perdono sono le forze motrici della storia. L'amore vero, quello oblativo, quello che pensa al bene dell'altro prima che al proprio, come è diventato l'amore, o tanti nostri amori, come sono diventati, a volte sono soltanto dei lenitivi alle ansie esistenziali, sono solo degli egoismi travestiti, sono delle antitodi alle frustrazioni della vita. Questo è diventato l'amore nella nostra vita, quando invece l'amore è una spinta che ti porta all'altro, amare l'altro con tutto noi stessi. Allora risurrezione del Signore significa prima di tutto dare senso alla vita, poi camminare in una vita nuova, far diventare l'amore il motore della nostra vita. E poi, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, risurrezione significa anche rotolare i massi dal sepolcro. Quando le donne arrivano di buon mattino e si recano al sepolcro, trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Ecco che cosa significa risurrezione per noi: scorgere i massi rotolati dal sepolcro e impegnarsi a rotolarli via, i massi che ostruiscono i sepolcri che abbiamo dentro, o i sepolcri che ci sono nelle vite degli altri o nella storia. Rotolare via i massi, e quindi impegnarsi contro la violenza che serpeggia, la violenza che serpeggia in modo irrazionale. Pensavamo di aver capito che la guerra è una follia, qualcosa di irrazionale, e invece c'è ancora gente che getta benzina sul fuoco, c'è ancora gente che pensa che la violenza sia opportuna, sia legittima, che ammazzare civili è un effetto collaterale, ci può stare per risolvere i problemi, ci può stare l'uccisione dei civili, anche con la benedizione di certa parte di Chiesa.
ma rimuovere i massi significa impegnarsi contro ogni violenza, contro la menzogna. Tutte le fake news che ascoltiamo a questo riguardo è gente che paga soltanto quando pesta nel torbido, quando cerca di dire le cose che non sono vere. Impegnarsi contro l'ingiustizia, tutte le ingiustizie perpetrate ai danni dei poveri. Ecco che cosa è risurrezione. È un impegno. Sapere che Cristo è risorto ci basta fino a un certo punto, è un dato di fede. Ma quello che importa è che la risurrezione di Cristo deve diventare un compito per noi, perché la nostra vita sia una vita da risorti. E la nostra vita è una vita da risorti quando diamo senso alla vita, quando l'amore diventa la molla che ci spinge, la molla delle nostre decisioni, e quando ci impegniamo a far sì che i massi alle imboccature dei vari sepolcri possano essere rotolati via. Senso della vita, amore, speranza, che si concentrano in una persona, Gesù Cristo. Mi piace concludere con un pensiero che ho ripreso oggi, ho trovato oggi e mi è ritornato alla mente, pensiero di Dostoevskij, il quale rifletteva, questo autore russo famoso, sulla sua ricerca di fede, sulla sua ricerca della verità. E lui vedeva tutte le cose belle che succedono, tutto l'impegno di tutti gli uomini, che ha come simbolo Gesù Cristo. Tanta gente che si impegna e non lo sa, e lo fa a favore di Cristo. Si impegna anche se non credente, se si impegna a favore della giustizia e contro ogni ingiustizia, lo fa in nome di Cristo. E diceva Dostoevskij, e vorrei che fosse un messaggio di Pasqua augurale per tutti quanti noi: se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità e fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Buona Pasqua a tutti. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime. Invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi.
Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Luca, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sante Perpetue Felicita, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Santi Cirillo e Metodio, San Giustino dei Jacobis, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santi e Sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza, e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque, perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce. Egli versò dal suo fianco sangue e acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre,
guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Possiamo riaccendere le candele per la professione di fede. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rispondiamo tutti in prima persona: rinunciate a Satana e a tutte le sue opere, e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Thank you.
fratelli e sorelle, illuminati dal risorto luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità, che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato eleviamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della risurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Benedici il Papa, il nostro Vescovo e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo. Possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni che in questa notte ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti, la luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte, ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore. Per Cristo nostro Signore. Possiamo spegnere le candele e sedere. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva l'amata questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti, scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo la notte santissima della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nel suo vero corpo, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che noi, tuoi ministri, e tutta la tua famiglia ti presentiamo. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore,
in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri: Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. E ci scambiamo gli auguri di una santa Pasqua per tutti quanti voi, le vostre famiglie, per le necessità del mondo in questo momento anche travagliato della guerra. Imploriamo ancora il dono della pace. E quindi una buona Pasqua, che sia veramente una Pasqua di amore, di speranza e di fiducia nella vita per tutti quanti voi. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, a ogni invocazione rispondete Amen. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio, che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi, che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Ancora buona Pasqua.